Novara, svegliati, la sentinella cittadina. Altra puntata, nuova serie. Chi c'è dietro alla questione macello, area ex macello di Novara? Vi racconto una storiella. 2014, fine 2014, il sottoscritto insieme ad altre tre persone furono comandate dal signor Basile, preposto dell'assa, ad effettuare una bonifica nell'area del macello. Entrammo la mattina alle 7.45 e trovammo nell'interno una situazione da far paura. Appena si entrava sul lato sinistro dell'area era pieno di computer vecchi abbandonati lì nell'area, frigoriferi, contenitori con olio bruciato e di tutto e di più, cucine, aria condizionate, condizionatori d'aria, pertanto freon, di tutto e di più. Ci dissero: quella roba lì non dovete toccarla, a voi spetta solo la bonifica per quanto riguarda il verde. Dovete fare piazza pulita perché c'è un pezzo di quest'area in fondo dove non si riesce a raggiungere l'ex ufficio della segnaletica perché i rovi superano i 2,5 metri d'altezza. Iniziamo a rastrellare alla meno peggio l'interno dell'area. Pian piano riuscimmo con forbicioni e tagliasiepi ad inoltrarci nell'interno del macello. Più andavamo nell'interno e più trovavamo problemi. I problemi che potevano venire avanti man mano che si seguiva la bonifica erano copertoni di camion, copertoni di autovetture. Trovavamo roulotte abbandonate, trovavamo contenitori in alluminio con dentro tutto quello che poteva rimanere da un negozio d'edicola, libri, carta varia buttata lì, poi cartellonistica dell'hockey. Pezzi di giostre abbandonate, abbiamo trovato di tutto, ma la cosa peggiore è che nell'interno dell'area noi si puliva la mattina e il pomeriggio i dipendenti comunali ributtavano materiale nell'interno. Quando vi parlo di materiale, non vi parlo solo di materiale di risulta, cioè la classica ristrutturazione di un bagno, le piastrelle invece di andarla a buttare nell'isola ecologica, i dipendenti del comune venivano con i furgoni e le buttavano nell'interno del macello. Ma la cosa più bella è che oltre a quello buttavano dentro Eternit, olio esausto, lana di vetro, tutte le porcherie possibili e immaginabili che l'assa avrebbe fatto pagare al comune, li sbattivano nell'interno, tanto c'era pantalone che nel momento in cui veniva data in vendita l'aria doveva bonificarla a sue spese. Man mano che si andava avanti, a un certo punto raggiungemmo un cancello di ferro che era quasi mezzo scardinato. E gli abbiamo dato una piccola spinta, il cancello è andato giù e siamo arrivati all'area della segnaletica, l'ex area della segnaletica di Novara, dove c'erano bancali pieni di strisce che indicavano le varie vie di Novara.
tutte fatte in alluminio, i lanternoni, quelli dell'illuminazione comunale, e le cassette dove la gente inizialmente doveva buttare i famosi sacchettini delle feci degli animali, erano lì depositati lì e non messi al centro cittadino per lo smaltimento di questi rifiuti, ma erano abbandonati. E poi c'era una serie di roulotte. Entrammo in due stanze dove erano piene totalmente di biciclette. Queste biciclette erano state depositate dal comando dei carabinieri di Novara. Una parte sicuramente erano state sequestrate dai vigili urbani. Il tutto era transennato con i nastri rossi e bianchi e affisso c'era questo documento qua. Dopo qualche giorno iniziarono ad arrivare strani personaggi. Uno di questi veniva con un furgone a passo lungo, significa quelli lunghi, e questo qua aveva in possesso un telecomando per aprire il cancello del macello. Noi addetti ai lavori avevamo la chiave, questo che non era nessuno aveva il telecomando. A domanda rispondi del mio collega, un certo Gioacchino, lo stesso confermò che il telecomando gliel'aveva dato l'ex comandante dei vigili Cortese. A che pro non lo so. Comunque lui vantava di aver avuto la disponibilità di smontare tutto quello che era smontabile e di poterlo vendere senza dargli niente al comune. Smontava le caldaie per il riscaldamento, smontava tutto il possibile e immaginabile. In alcune foto vi faccio vedere quello che smontava. Abusivamente con un paranchino insieme a un'altra persona ha disfatto completamente una roulotte. Per appropriarsi di quello che c'era dentro. Successivamente ha fatto tagliare con un cannello il portone che suddivideva l'area del macello con l'area della segnaletica. Portone in ferro che serviva appunto per bloccare le due aree, l'ha tagliato pezzo pezzo e se l'è venduto. E nella foto, in questa foto qua, stiamo vedendo uno dei suoi alcoliti tagliare con un cannello un bruciatore di nafta che serviva per il riscaldamento interno. Attenzione, la cosa più importante è che quando ha tagliato questa caldaia, l'amianto contenuto nell'interno è stato depositato a mano, un mucchietto, nell'area sottostante. A 15 metri c'era un condominio dove normalmente giocavano i bambini. Voi mi insegnate che quel genere d'amianto lì è volabile. Pertanto un colpo di vento poteva mandare in circolo l'amianto depositato. Avvisammo subito il preposto d'allora, che era il dottor Basile, il quale venne la mattina successiva, facemmo vedere il tutto e nel frattempo arrivò questo personaggio. Quando il Basile disse: ma che diavolo stai combinando? Questo disse: ah, ma non c'è problema, ve lo tiro via subito. Il Basile disse: no, non lo devi toccare perché questo è altamente tossico. Io dissi a questa persona: ma come fai a farlo sparire subito? Dove lo porti? All'assa? Non ebbi risposta. Dopo breve periodo, diciamo una settimana, iniziò ad arrivare nell'interno dell'area del macello un vigile urbano.
Perché dico vigile urbano? Perché questo vigile urbano indossava la divisa dei vigili urbani e veniva con un'autovettura con su scritto Comune di Novara, in divisa, nell'orario di lavoro, nell'interno dell'area del macello. Siccome non era preposto a fare nessuna bonifica, inizialmente pensammo che veniva lì per controllare il nostro lavoro, ma successivamente la risposta che mi diedi era quella che questo personaggio qua non veniva per controllare noi, ma veniva per innanzitutto la mattina presto per mangiare qualche fico che era sulla pianta. Successivamente veniva ad appropriarsi dei beni messi in quella famosa stanza sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine perché erano corpi di reato. Pian piano lui e i suoi amici riuscirono a portare via tutto quello che era depositato nell'interno. E nella foto vedete la stanza vuota e l'unica cosa che rimase per terra era un piccolo portapacchi. E di questa problematica qua dei magazzini non era solo quelle due stanze che contenevano biciclette, ma altre stanze nell'interno del macello contenevano corpi di reato messi sotto sequestro. In altre stanze, siccome abbiamo controllato tutto, c'erano letti, comodini, materassi, addirittura c'erano saponette, tutta roba che veniva sequestrata di volta in volta dalle forze dell'ordine. Visto e considerato che c'era questo problema qua, io andai, dopo circa due mesi venne un ingegnere che io conoscevo perché avevo già visto nella residenza di quella casa che devono ristrutturare, Casa Bossi. Questo ingegnere faceva parte del gruppo di lavoro di Casa Bossi, venne con un signore e ci salutammo, controllò un po' quello che c'era da controllare, fece delle foto e seppi successivamente da un giornale che era venuto solamente per fotografare questa situazione. Dopo che vennero fuori le foto di questo personaggio di Casa Bossi, una mattina arrivò la Guardia Forestale. Proprio quella mattina, quando arrivò la Guardia Forestale, io non ero presente perché ero in infortunio. Successivamente mi presentai alla Guardia Forestale perché cercavano proprio di me, e avendo precedentemente fatto un servizio fotografico di tutto quello che succedeva, e contattai queste persone, le quali mi tenettero sotto interrogatorio per circa 8 ore. Consegnai tutto il materiale possibile e immaginabile. Successivamente ci fu un'indagine conoscitiva da parte della Guardia Forestale e dopo breve tempo scattarono i sigilli. Attualmente però sta venendo fuori un problema tutto strano. Noi abbiamo comunicato fatti, misfatti e fotografie di questi personaggi, però non c'è, a quanto ne so io, nessun rinvio a giudizio. Io i vigili, questo vigile qua, lo vedo che sta facendo ancora servizio, spesso e volentieri, lo vedo che fa servizio quando c'è il consiglio comunale. Questi personaggi sono a piede libero, non sono stati inquisiti, a quanto mi risulta non sono stati inquisiti. So che c'è un procedimento in corso, ma quanto aspettiamo a fargli il processo? Che aspettiamo che vada in prescrizione tutto e anche queste cose qua le debbano pagare i cittadini novaresi? E nell'area del macello sono state effettuate due bonifiche per tirare via i sigilli. L'ultima bonifica per tirare via i sigilli, il comune di Novara ha dovuto pagare 90.000 euro. Quando dico comune di Novara parlo dei cittadini novaresi, perché non è stato il comune di Novara persona fisica e giuridica a pagare i 90.000 euro,
ma sono state le tasse dei cittadini che hanno permesso al sindaco di Novara di pagare 90.000 euro. E quanto è costata la bonifica che è stata fatta precedentemente? E quanto è costata? Quanto costerà l'ulteriore bonifica che ci sarà da fare? Perché vi ricordo che i tetti dell'interno del macello sono tutti in Eternit. Eternit che si sta sbriciolando. La gente a 15 metri ha una residenza, c'ha i balconi, quell'area lì la respira. Adesso in consiglio comunale mi hanno detto che vogliono alienare l'aria. Ma come fai ad alienare l'aria quando c'è un vincolo dalla sovrintendenza alle belle arti? Il probabile acquirente ha il problema di bonificarti l'aria. Nell'interno del macello c'è un pozzo dove ci sono le celle frigorifere che attualmente è pieno di gasolio. Come fai a bonificare e dare un'aria in queste condizioni qua? A quanto mi risulta, credo che ci sia ancora dell'amianto sotterrato. Come si fa? Vi chiedo a chi è preposto ad agire di intervenire. Tutti quelli, il comune si è costituito parte civile nei confronti di chi ha fatto questo disastro. Ma mi sembra strano che gli assessorati preposti non sapessero come mai i dipendenti non gli portassero una bolletta di riscontro per lo smaltimento dei rifiuti. Quando si buttano via i rifiuti dell'assa, l'assa manda una bolletta con su scritto quanto devono pagare. È mai possibile che l'assessore competente non si sia spiegato come mai lo smaltimento di questi rifiuti tossici, la bolletta non arrivava mai? Possibile che l'assessore competente non sapesse niente? E per quei dipendenti che hanno fatto questo misfatto, quali provvedimenti vengono presi? E per il vigile che si assentava durante l'ora di lavoro in divisa con l'automobile del comune e si è caricato le biciclette, come mai continua a lavorare? Questi sono interrogativi che vi pongo, perché il pubblico ministero, secondo me, dovrebbe quanto prima aprire subito un dibattimento per iniziare a processare queste persone, perché noi ce l'abbiamo qua e a quanto ho saputo una serie di queste persone è già stata inquisita, perché risulta che alcune di questi personaggi sono quelli che stanno inquinando Novara e l'Interland di Novara. Cosa aspettiamo? Che loro si facciano i soldi sulle spalle della povera gente inquinando le aree di Novara e li lasciamo a piede libero? In galera! In galera! Devono andare in galera! Chi commette un reato deve andare in galera, perché io non voglio fare il De Bartolo con la tagliola, però chi sbaglia deve pagare, ma non solo il galoppino, anche chi c'è dietro, chi muoveva i fili, chi cercava di risparmiare i soldi facendo smaltire tutto nell'interno dell'area. Signor Presidente del Tribunale di Novara, mi rivolgo a lei per gentilezza, quanto prima facci in modo di sanzionare e perseguire questi personaggi che non debbono più circolare. Grazie mille. Cosa importante, i mezzi del comune di Novara, autovetture dei vigili urbani, furgoncini per la Romania, o per il catrame, furgoni e camion dei vigili urbani cosa facevano nell'interno dell'ex macello con ancora sulla targa, buttati lì al macero? Perché non sono stati rottamati? Io chiedo ai cittadini novaresi, i mezzi che erano nell'interno con su ancora la targa non erano stati demoliti? Pertanto su quei mezzi si pagavano le tasse, si pagavano i bolli della circolazione. Cosa hanno aspettato?
che De Bartolo portasse le foto per mandarle in demolizione? Hanno aspettato che arrivasse la forestale a mettere i sigilli per demolire quei mezzi? Perché si è mantenuti in essere mezzi non idonei per il trasporto e il funzionamento dei vigili preposti? A chi serviva tutto questo? Perché non l'hanno smaltiti? Perché hanno ulteriormente inquinato l'aria con dei mezzi che non dovevano essere in quel posto? A chi è servito? A chi ha fatto comodo? I cittadini novaresi vogliono delle risposte.